In questo palazzo di Via Saloreggi, al numero 54, ci sono due lapidi, queste tutte e due giuste. Una ricorda che qui abitò Francesco Corbani, professore di economia all'Università di Siena. Francesco Corbani è stato il primo docente di economia all'Università di Siena. È stato un patriota, ha sostenuto il Risorgimento, soprattutto fondando giornali patriottici, scrivendo articoli che sostenevano la causa nazionale. Ma la cosa più curiosa è come ottenne la cattedra. Nel 1842 era stato fatto il concorso per questa cattedra e l'aveva vinto un certo Mariano Ceccarelli, che però si era distinto in quanto anticlericale, e Corbani era arrivato secondo. Ma siccome il Ceccarelli era stato ritenuto indegno di ricoprire la carica, fu messo da parte e la carica la ottenne secondo, appunto, Corbani. Quest'altra lapide è una delle lapidi più enigmatiche di Siena. C'è scritto che qui ci abitò e morì Gerolamo Grifoni, insigne anatomico, amico più che discepolo a Paolo Mascagni, la cui celebre anatomia iconografica compì e rivendicò dall'Italia dalle frodi dei plagiari stranieri. La domanda è: chi sono questi plagiari stranieri? Allora, Paolo Mascagni, il grande anatomista senese, fra il 1801 e il 1815, l'anno in cui morì, era stato mandato a insegnare a Firenze, era stato allontanato dalla Siena per motivi politici. E mentre da Firenze aveva lavorato tantissimo alla sua grande anatomia, iconografica, delle tavole anatomiche molto grandi, a dimensioni 1 a 1, che però lasciò incompiuta in quanto morì. A Firenze, insieme a Paolo Mascagni, ci lavorava come settore suo, cioè come aiutante, un altro medico, Francesco Anton Marchi. Quando Mascagni morì, Anton Marchi si impadronì delle tavole del Mascagni. Però non ci poté lavorare subito, perché nel 1815 fu l'anno della caduta definitiva di Napoleone. Dopo Waterloo, Napoleone fu mandato in esilio a Sant'Elena e Anton Marchi fu mandato a Sant'Elena con l'imperatore in quanto come a fare da medico personale. Sembra che Anton Marchi, a stare in quell'isolina sperduta nell'oceano, li stia nuotando velocemente, e sembra che abbia dato all'imperatore qualche gocciolina per aiutarlo a lasciare questa terra e lui poté quindi tornare in Europa. Andò in Francia e a Parigi finì di stampare il lavoro di Paolo Mascagni, impadronendosi dei diritti. A Siena lo seppero, Gerolamo Grifoni organizzò una causa legale a livello europeo fra Italia e Francia e riuscì a riscattare appunto l'opera di Paolo Mascagni e pubblicarla col nome giusto, avendo anche risarcimenti da parte di Anton Marchi.